Ciao a tutti! Oggi una mini lezione per chi lavora tanto al computer o comunque chi sta tanto seduto o chi ha voglia e quindi appunto su una sedia. Iniziamo un breve riscaldamento che è appunto movimenti che vi aiutano a respirare meglio. Inspiriamo, solleviamo entrambe le braccia, quando le mani sono all'altezza delle spalle ruoto il palmo e allungo verso l'alto. Espirando con le braccia scendo, ruoto il palmo delle mani e torno giù. Nuovamente, inspirando salgo, ruoto il palmo delle mani, mi allungo su, guardo in alto continuando a inspirare, espirando le braccia tornano, ruoto e torno giù. Ancora una volta così, inspiro, ruoto e salgo su continuando a inspirare, espiro, torno, ruoto. Ancora una volta inspiro, salgo, ruoto, continuo a inspirare, salgo su, fletto lateralmente, lascio il braccio destro su, il sinistro scende, fletto lateralmente, il gluteo destro non si stacca dalla sedia e torno su, mentre torno salgo su con l'altro braccio e fletto verso sinistra e torno su, inspiro ancora verso destra, espirando scendo. Inspirando salgo, espirando scendo, inspirando salgo ancora una volta, espirando scendo, inspirando salgo, e un'ultima volta, espirando scendo, inspirando salgo. Mi fermo, prendo la sedia e mi metto nell'altro modo, a cavalcione. Se avete una sedia in cui potete stare a cavalcioni, ma così questo ci aiuta a tenere le spalle più ferme. Mi avvicino un po' perché quello che è importante è la testa. Prima di tutto lavoriamo con gli occhi e quindi manteniamo testa ferma e muoviamo solo gli occhi. Se volete vi tenete appunto il mento così da essere sicuri da non muovere la testa. Porto solo lo sguardo verso sinistra, solo lo sguardo verso destra. Sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, centro, in alto, in basso, in alto, in basso, in alto, in basso, ancora. In alto, sinistra, in alto, destra, come un tergicristallo, sinistra, destra, sinistra, destra. Il cappello, attenzione a non aver come me la frangia sugli occhi. In basso, anche qui sposto lateralmente da una parte all'altra. Fermo al centro, in alto destra, in alto sinistra, diagonale in basso destra, in basso sinistra, in alto destra. In alto sinistra, diagonale in basso destra, in basso sinistra, ancora. Inverto il giro, in alto sinistra, in alto destra, diagonale, sinistra, destra, sinistra. Parto da in alto al centro, solo lo sguardo, disegna tre giri completi in un senso. E quando sono su, tre giri completi nell'altro senso. E fermiamo un attimo lo sguardo su. Lavorare con gli occhi serve tantissimo sia alla vista ma anche per il collo, perché il nervo ottico è collegato dietro e quindi sappiate che non state perdendo del tempo. Bene, allora andiamo di nuovo a muovere il corpo in una rotazione. La rotazione la facciamo in questo modo, torno un pochino indietro, portiamo tutte e due le gambe, potete anche passare lateralmente da una parte. Con le mani, ad esempio, lavorando a specchio, ho le gambe a destra, le mani prendono lo schienale, spingo, spingo, spingo,
busto ruota, mantengo qualche respiro. Il busto rimane ruotato di a sinistra, la testa torna a destra, a sinistra. Lo sguardo lo mando più in là che posso. E anche qua va lo sguardo ben lontano e dall'altra. E ancora. E dall'altra. Un'ultima volta. Torna al centro e le gambe le porterò dall'altra parte. Mani che spingono contro la sedia, ruota, 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 ruota il busto, mantengo, mando lo sguardo più indietro che posso. Muovo la testa, avanti e dietro. E ruota, dalla. Ancora. Mantorno e ritorno con le gambe a cavalcioni e quindi mi riavvicino di nuovo un pochino. Già abbiamo sciolto un pochino il nostro collo, adesso prendiamo la testa, proprio la guantiamo e la tiriamo verso l'alto. Il mento non è chiuso, non è in alto. Proprio immaginate questo gancio, prendervi la testa, portarvi su, le mani tirano, 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 tirano su. E rilasso, porto le mani sulla testa, con la testa spingo contro le mani e le mani spingono contro la testa. E rilasso. Le mani le porto lateralmente alla testa, la testa spinge contro la mano destra si oppone alla spinta della testa destra. Rilasso, con la mano sinistra prendo, proprio prendo la testa, prendo dall'orecchio, la mano destra, se avete la possibilità, va agganciate proprio alla sedia, altrimenti la lasciate lì, e fletto lateralmente. Potete chiudere gli occhi, così si rilassa tutto maggiormente, respiro. E ritorno, riporto di nuovo le mani alla testa, la testa spinge verso sinistra, la mano sinistra fa resistenza.
rilasso, con la mano destra prendo dall'orecchio la testa, il mento non è su e non è giù, siamo allineati, neutro anche questo. Mano sinistra si aggancia alla sedia, braccio destro accompagna giù la testa, chiudo gli occhi e lascio che tutto si allunghi. E ritorno su, le mani le porto dietro la nuca, il mento si chiude, scende, ma anche qui non vado mai a stringere la gola di modo che non sento più, perché la cosa più importante è respirare bene. E quindi prima facciamo questo, i gomiti sono aperti, la testa spinge contro le mani spingono contro la testa. E vedete che il mento appunto non è chiuso ma non è tirato su, e mantengo l'addome naturalmente è attivo, rilasso, chiudo i gomiti, scende giù la testa, ma appunto non vado a chiudere troppo. Anche qua con le braccia tiro giù la testa, ma la testa spinge contro le mani, come se volesse tornare su. Sciolgo le mani, le riporto sulle cosce, muovo un pochino la testa, col mento come se volessi accarezzare le due clavicole. Il mento sale sempre più su da una parte e dall'altra. E fermando la testa al centro, la riallineo, un'ultima mobilizzazione, ruoto la testa verso destra, scende il mento verso la spalla, disegno anche qui una diagonale, come prima facevamo con gli occhi, vado a guardare in alto a sinistra e scendo in basso a sinistra, in alto a destra, in basso a destra, in alto a sinistra, in basso a sinistra, ancora diagonale e giù, diagonale e giù, diagonale e giù, diagonale e giù, ancora e giù. E tornando al centro, spero che vi sia piaciuta, che vi serva, soprattutto appunto chi sta 8 giorni in questo periodo di smart working, per tanti è dura stare tante ore al computer e quindi ogni tanto prendetevi del tempo e fate questi piccoli esercizi.
Se vi interessano lezioni più lunghe, sul canale privato, sempre Simona Parini, sempre su YouTube. Ciao!